ciclo 2012-2013 del Prodi della politica. Si sente bene? Anche se devo dire che non sarà un incontro definitivo, perché come tutti gli anni faremo anche un evento estivo, che quest'anno abbiamo programmato per il 20 luglio, sarà la presentazione del libro delle due autrici della Bugia, ricordando i Perini, L'uccisa perché la mano fa questo della terza. Dobbiamo ancora definire il posto, ma vi faremo sapere. Poiché ci sono alcuni volti nuovi che vengono abitualmente alle nostre iniziative, ne approfittiamo per dire due parole su le cose che facciamo sulla nostra associazione. La POLIS è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2008 con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio e delle occasioni di confronto, di approfondimento e di riflessione su alcune parole chiave del contenuto sociale. In questi anni abbiamo fatto più di 60 incontri, abbiamo trattato parole molto diverse tra loro, da costituzione, economia, bioetica, bioetica, paura, desiderio, merito, e con ospiti che ci pregiamo di dire veramente illustri, abbiamo invitato i massimi esperti nel panorama italiano e non solo, che ci hanno dato la possibilità di approfondire questi temi da discipline anche di sapere diversi. Ci sono stati giuristi, filosofi, scienziati della politica, storici, e quindi direi che il livello delle nostre attività, cioè dei nostri incontri, è sempre stato molto alto. Se è vero, come dice Amartya Sen, che la democrazia è il governo per mezzo del dibattito, crediamo che sia fondamentale per i cittadini, a maggior ragione per chi si occupa e si impegna direttamente in politica, per chi ricopre cariche amministrative, istituzionali, diciamo, sia indispensabile non solo informarsi, ma approfondire, riflettere e dibattere. È quello che cerchiamo di fare noi, con l'idea che le parole, spesso le parole della politica, vengono usate quotidianamente come se fossero un po' degli slogan, delle parole ormai consumate. Quindi la nostra idea è proprio quella di approfondire e sviscerarle in tutte le loro declinazioni. Quindi ci siamo dati un po' questo obiettivo di contaminare la politica, di darle anche il pungolo affinché non è, diciamo, non scada, è una deriva che purtroppo esiste, che è quella di trattare i temi in modo superficiale e come slogan. E ai cittadini ci rivolgiamo proprio credendo di fare un servizio importante per dare loro la possibilità di conoscere delle cose che poi in realtà sembrano essere lontane dalla vita quotidiana, ma che ci toccano un po' delle nostre scelte, orientano le nostre decisioni e sono quelle su cui molto spesso noi facciamo delle valutazioni che sappiamo tutti che spesso queste valutazioni non sono proprio considerate. Quindi la missione, il servizio della POLIS è proprio dare a tutti la possibilità di farsi un'opinione più approfondita, migliore, più meditata, intorno alle cose che riguardano la nostra vita. Chiudo dicendo che l'incipit con cui noi abbiamo costruito la nostra cartolina informativa
cercato di accompagnare le persone che sono venute ai nostri incontri attraverso il lessico della politica per avere un punto di vista sempre nuovo, diverso, approfondito su quello che sta accadendo in questi anni che sono anni molto travagliati, molto difficili. Il nostro intento è quello di continuare. Credo abbia ragione il governo, ma
così è importante che i giornalisti che riescono a politica istituzionale, anche economica, culturale, nel paese mediterraneo, sappiano studiare la loro opinione pubblica e il loro incrocio, anche la lingua e le ragioni dei paesi che riescono a Europa. Così come è importante che le persone che riescono a Europa sappiano studiare i loro elettori, le ragioni spesso sono le buone ragioni dei paesi mediterranei. Questo non per fare coppie ma perché quando si trova un problema, l'Europa e l'Italia è un problema che è importante, non si deve andare alla ricerca della colpa del nemico, si deve andare alla ricerca della soluzione possibile. E per questo che la presenza oggi di Massimo Treni è importante, perché io credo che la linea della sinistra, l'Europa sia attrezzata per affrontare questo modo, perché la sinistra della sua storia culturale è inclusiva, le altre componenti politiche che parlano un altro italiano. E quindi per queste ragioni siamo molto soddisfatti della presenza di Massimo Treni, ma io ci dico subito poi di la parola, grazie. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito e naturalmente il tema che è stato proposto è un tema molto appassionante, anche molto vasto, molto complesso, che io seguirò un po' un mio itinerario. Parlare sia del legame, del nesso inscindibile tra il nostro paese e l'Europa, quando dirò la parola Europa, diciamo, la userò nel senso dell'Unione Europea, nel senso dell'Europa politica, come cercherò di spiegare, la nozione di Europa non è fondamentalmente geografica, confine dell'Europa non è fondamentalmente un confine geografico, parliamo di un grande progetto politico che si è sviluppato nel corso del dopoguerra, che ha conosciuto grandi successi, che oggi ovviamente attraverso la crisi, che si identifica con un mondo di idee e valori più che con dei confini geografici, al punto che si discute del fatto se la Turchia possa far parte dell'Unione Europea, mentre è noto che ci sono paesi che sono a tutti gli effetti geograficamente europei che tuttavia l'Ucraina e la Bielorussia non fanno parte, probabilmente non faranno neanche molto dell'Unione Europea. Io penso che tra il nostro paese e l'Europa esista un nesso inscindibile. Penso che non si possa parlare di un interesse nazionale italiano contrapposto o distinto rispetto ad un interesse europeo. E forse non è un caso che i due paesi dove tradizionalmente, anche se oggi ci sono dei problemi, tradizionalmente è stata più forte la spinta all'integrazione politica dell'Europa, che sono stati indubbiamente l'Italia e la Germania, non è un caso che questi due paesi siano i due paesi europei nei quali il nazionalismo aveva assunto un carattere più apertamente antidemocratico, sfociando nel fascismo e nel nazismo. E dunque in Italia e in Germania, come vedremo non solo in questi due paesi, l'ideale europeo, europeista, ha coinciso con l'ideale democratico, proprio perché il nazionalismo aveva assunto un forte carattere antidemocratico fino a portare alla tragedia del fascismo, del nazismo e della guerra. Quindi la nazione italiana
democratica risorge nel seno del processo di integrazione europea. E fu sicuramente merito, diciamo, di una parte della classe dirigente del dopoguerra, in modo particolare di Cide De Gasperi, avere collocato la ricostruzione democratica del paese, ma anche la ricostruzione economica del paese, nel quadro dell'integrazione europea. E nello stesso tempo nel quadro dell'Alleanza Atlantica, cioè dire, l'Alleanza Atlantica e la scelta europea hanno caratterizzato, a partire dal dopoguerra fino ad oggi, la formazione internazionale dell'Italia, finendo per definire le coordinate dentro le quali il nostro paese si è ricostruito come grande paese democratico. Ma questo non vale soltanto per il periodo del dopoguerra, diciamo. In realtà il rapporto con l'Europa ha costituito nei momenti cruciali della storia nazionale e in particolare nei momenti di crisi un ancoraggio prezioso e anche un'indicazione. Lo è stato negli anni 70. Negli anni 70 si è venuta ricostituendo una unità europeista delle forze democratiche italiane, perché la sinistra di matrice comunista, in quanto contraria all'Alleanza Atlantica e alla scelta occidentale, è stata per un certo periodo, anche se non ostile, ma diciamo non favorevole, non forza di sostegno all'integrazione europea, perché l'integrazione dell'Europa occidentale veniva vista in chiave anche antisovietica. Ma a partire dagli anni 70 muta la collocazione del PC. Il PC, la sinistra italiana, ritrova la sua radice europeista, che d'altro canto esisteva, era quella rappresentata da Piero Spinelli, il manifesto di Ventotene. L'ideale europeista nasce nel cuore della guerra, proprio come speranza di un'Europa futura. E non è un caso, il manifesto di Ventotene viene scritto da un gruppo di persone che sono al confine, messi al confine dal fascismo, ma nello stesso periodo le lezioni sull'Europa di Lucien Febvre, 1943, sono un altro testo straordinario, diciamo, direi, questi sono davvero testi fondativi. L'ideale europeista si afferma nel momento più drammatico della tragedia europea, come un orizzonte, una speranza, un futuro di democrazia, di pace. Vorrei aggiungere che anche negli anni 90, di fronte alla grande crisi della cosiddetta Prima Repubblica, insomma, il riferimento fu all'Europa. I governi di Amato, di Ciampi e poi i governi dell'Ulivo non a caso fecero del rapporto con l'Europa e con la scelta dell'euro e della necessità che l'Italia non rimanesse tagliata fuori, il rischio che l'Italia correva seriamente, dall'integrazione europea e dalla moneta unica, fecero di questo il cuore della loro politica. L'Italia è uscita dalla drammatica crisi dell'inizio degli anni 90 attraverso questa spinta verso l'Europa. E il momento in cui l'Italia è uscita a far parte del gruppo di partenza, diciamo, del nucleo promotore della moneta unica europea, fu percepito non solo da un'elite politica, ma da una larga opinione pubblica, in realtà come un segno di riscatto nazionale, come il segno che il paese stava uscendo dalla sua crisi e in qualche modo si ricollocava nel gruppo dei grandi paesi.
il nesso con l'Europa sia stato fondamentale nella storia nazionale dell'Europa e abbia rappresentato appunto l'ancoraggio a un sistema di valori democratici, a quella economia sociale di mercato che costituisce, come dire, un aspetto fondamentale, direi in termini di valori. Sapete il significato di questa espressione? Io ritornerò su economia di mercato, naturalmente l'economia di mercato c'è anche negli Stati Uniti, ma l'Europa definisce storicamente la sua economia di mercato come un'economia sociale, cioè come un'economia di mercato controbilanciata, bilanciata dai valori della solidarietà sociale. Questo è, fa parte del nucleo fondativo dell'Europa. In questo senso l'Europa si è rivelata prima di tutto, diciamo, un'idea, un progetto, un insieme di valori molto. Le radici del processo di integrazione europea non sono nella terra, nella lingua, e a mio giudizio neppure esclusivamente nella matrice religiosa. Io penso che sarebbe una visione riduttiva quella di interpretare l'Europa come, diciamo, l'Europa cristiana. Come voi ricorderete, ci fu un dibattito, se diciamo intorno al tema della radice cristiana dell'Europa, ma non perché ovviamente il cristianesimo non abbia rappresentato una delle radici culturali dell'Europa moderna, sarebbe assurdo non vedere il valore certamente fondamentale, cristianesimo in quanto affermazione della dignità della persona umana, quindi che è un valore europeo, ma perché il cristianesimo non rappresenta l'unica radice. L'Europa moderna, l'Europa che noi conosciamo, nasce attraverso un processo storico che prima è quello del superamento del mondo romano e post-romano. Il mondo romano, l'impero romano, la civiltà romana, non era una civiltà europea, era una civiltà che si era costruita intorno al Mediterraneo. Era il Mediterraneo il cuore della civiltà romana. E innanzitutto l'Europa nasce dalla rottura dell'unità del Mediterraneo. A un certo punto questa unità della civiltà romana, pensate, insomma, Sant'Agostino era nato in Tunisia, ecco, nei tempi, l'imperatore Settimio Severo era nato in Libia, per capire cos'era la civiltà romana. La rottura dell'unità del Mediterraneo, che avviene intorno al VII secolo, eccetera, con la nascita del mondo islamico, l'invasione araba, eccetera, porta alla nascita di un mondo cristiano a nord. Erasmo da Rotterdam si riferiva come appartenente alla cristianità, non all'Europa. Il passaggio dalla cristianità all'Europa avviene dopo le grandi guerre religiose, cioè avviene nel momento in cui si afferma la laicità della politica e quindi la necessità di una dimensione moderna della politica che, diciamo, supera l'identità tra religione e politica. Ius regio e ius religio, diciamo, che era stata l'origine di una spaventosa guerra civile europea, prolungata, tragica, aveva insanguinato l'Europa.
e nasce l'Europa moderna, è lì che nasce l'Europa. Quindi Montesquieu disse da un incontro tra gli elementi mediterranei e gli elementi nordici, cioè da una fusione di culture in cui certamente la matrice cristiana ha avuto un valore fondamentale, ma anche il pensiero illuministico, diciamo, la cultura della laicità, della tolleranza. Thomas Mann, io prendo questa situazione da un mio vecchio libro, diciamo, Thomas Mann ha definito questo nucleo di valori europei in un modo, secondo me, straordinario, difficilmente ripetibile, diciamo, un umanesimo capace di seguire la propria umanità, comprendendo come il principio della libertà e della tolleranza e del dubbio non debbano mai lasciarsi svilire e superare dal fanatismo. È una definizione molto ricca, molto complessa. Il cuore è una visione umanistica e non c'è dubbio che l'Europa è la parte del mondo in cui si è costruita una forma di convivenza che è più fortemente basata su principi umanistici. Certo, in Europa tutto questo è stato anche tragicamente messo in discussione, no? Cioè, io lo ricordavo in questo libro, è un dibattito tra le filosofi francesi, un dibattito convegno internazionale, Jean Stenner che disse, ma no, noi siamo barbari, la barbarista è noi, cioè qui è nato il nazismo, il fascismo, lo stalinismo, ma è anche vero che forse perché l'Europa ha combattuto contro questi fenomeni mostruosi, diciamo, e li ha saputi debellare, è anche il continente in cui ha preso più forza la cultura democratica. Se noi dovessimo dire quali sono i valori intorno a cui si è costruita l'Unione Europea, beh, insomma, l'Europa è la parte del mondo in cui la democrazia politica si è più profondamente radicata e si è realizzata nelle sue forme più avanzate e inclusive. L'Europa è la parte del mondo in cui si sono affermati di più i principi di libertà individuale e collettiva. L'Europa ha posto a fondamento della sua unità la pace. L'Europa è l'unica parte del mondo che ha abolito la pena di morte. Nella Carta dei diritti europei c'è la cancellazione della pena di morte, il disvalore, la pace. Avere costruito, pensate, l'Asia è un continente straordinario, ma è diviso da nazionalismi feroci. Ancora oggi i cinesi e i giapponesi si disputano certe isole lontane, o la Corea del Sud e la Corea del Nord. Ora, nell'Unione Europea, certo l'Europa ha conosciuto la tragedia dei Balcani, ma l'ha affrontata. Nell'Unione Europea questi conflitti sono superati. Pensate che questo è avvenuto nel corso di una generazione. E parliamo quel continente dove sono scoppiate due guerre mondiali. Parliamo di quel confine tra la Francia e la Germania, lungo il quale nel corso di due generazioni, 1915-1940, sono morte 8 milioni di persone combattendosi. E oggi quel confine si attraversa e non c'è nulla, c'è un poliziotto. Ci si accorge, io lo dico, che si è passati da lì dove sono morti milioni di persone, uno passa senza esibire un documento e si accorge di essere arrivato in Germania perché cambia l'operatore sul display.
nel corso di una delegazione. In nessuna parte del mondo, lo dico perché parlerò della crisi europea, ma prima di parlare della crisi bisognerà pur dire che è stato fatto qualcosa di straordinario. In nessuna parte del mondo si è riusciti a superare nel corso di un periodo così breve, relativamente di tempo, odi e conflitti che, ripeto, hanno dato origine a due guerre mondiali. E quindi l'Europa è innanzitutto una grande costruzione politica intorno ad un insieme di valori dove, diciamo, che rappresentano la sintesi più avanzata nel mondo tra valori democratici e liberali e valori della tradizione sociale, religiosa e socialista. Perché la democrazia, la libertà, sì, anche i diritti sociali, i diritti sindacali, i diritti del lavoro, appunto, un'economia sociale di mercato. Questo è, Darendorf ha chiamato questo la quadratura del cerchio, capacità di tenere insieme le ragioni del capitalismo, le ragioni della democrazia e le ragioni della inclusione sociale, della solidarietà sociale. L'Europa è stata a lungo il continente nel quale si è operato di più per ridurre le diseguaglianze sociali, per accorciarle e per garantire un pieno diritto di cittadinanza. E un riconoscimento giuridico, anche costituzionale, dei loro diritti. Ecco, questo è stato il successo dell'Europa. L'Europa ha avuto un grande successo sino a quando, diciamo, si è misurata con le fratture interne. In fondo, diciamo, noi nel corso di lunghi anni, fino al compimento del cosiddetto allargamento, dell'Unione Europea, che potrebbe essere chiamato la riunificazione dell'Europa, l'Europa ha sanato le piaghe che la storia aveva lasciato nel suo corpo, e cioè appunto ha eliminato il confine dalla Francia alla Germania e poi ha fatto cadere la cortina di ferro, il confine tra l'est e l'ovest, tra l'Europa democratica e il mondo comunista, riunificando gran parte, tutto gran parte di questo mondo dentro l'Unione Europea. Quindi direi che con l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Europa centrale e orientale si raggiunge il punto più alto del successo politico dell'Unione Europea. Poi lo scenario è cambiato, ed è cambiato nel momento in cui l'Europa non ha più dovuto fondamentalmente misurarsi con, direi, i suoi problemi interni, sia quelli di carattere storico, politico, conflitti nazionali o i conflitti sociali che avevano segnato la storia europea. No? L'Europa ha saputo essere un grande processo politico che ha affrontato questi conflitti, li ha risolti e ha costruito un nuovo equilibrio fondato su quei valori che io ho ricordato. Poi la scena è mutata. Nel momento in cui l'Europa si è trovata di fronte ad una sfida nuova, che non veniva più dalla sua storia, ma veniva dal mondo globale, cioè fondamentalmente era la sfida esterna, che questo impetuoso processo di trasformazione del mondo, che naturalmente comincia abbastanza da lontano, ma solo poi in modo via via più impetuoso a partire dagli anni 90, sta cambiando la scena internazionale.
creando le condizioni di una competizione economica selvaggia, mettendo a dura prova i sistemi di protezione sociale che l'Europa si è data, e in qualche modo determinando in Europa una crescente percezione di un rischio di emarginazione e di declino. In effetti, diciamo, questa trasformazione del mondo avanza in modo impetuoso e tende a ridefinire radicalmente il posto dell'Europa sulla scena. Pensate che intorno alla metà degli anni 60 del secolo scorso, del Novecento, l'Europa rappresentava il 20% della popolazione mondiale, e circa il 40% della ricchezza prodotta annualmente. Non parlo della ricchezza accumulata, perché la ricchezza accumulata è ancora più alta. Quindi l'Europa era una grande potenza. Alla metà degli anni 60 la potenza economica europea, la potenza economica e demografica, entro pochi anni, meno di 100 anni, entro la metà di questo secolo, la popolazione europea rappresenterà qualcosa tra il 6 e il 7% della popolazione mondiale e la ricchezza prodotta in Europa qualcosa tra il 14 e il 15% della ricchezza mondiale. Cioè, in meno di un secolo, l'Europa sta conoscendo un processo di ricollocazione, di ridimensionamento, definiamolo come vogliamo, impressionante. Naturalmente questo processo avviene non perché noi caliamo, ma perché gli altri crescono, eh? Cresce la ricchezza degli altri, cresce la popolazione, però indubbiamente, diciamo, i pesi relativi mutano. E naturalmente tutto questo è percepito dagli europei in termini di determina dei fenomeni, dei processi in Europa. Innanzitutto determina un sentimento. C'è un bel libro di un sociologo francese, Dominique Moisy, La geopolitica delle emozioni, dove lui divide il mondo globalizzato in grandi campi emozionali. C'è un mondo della speranza, che sono i paesi, diciamo, sospinti, che sono i paesi nei quali la globalizzazione ha determinato la crescita, la ricchezza, l'Asia, la parte dell'America Latina. Pensate cosa è successo nel paese come il Brasile, dove durante il governo di Lula 30 milioni di persone sono uscite dalla povertà e contemporaneamente 30 milioni di persone sono state a far parte degli assimetri. C'è un enorme processo di crescita sociale, civile, culturale, queste cose, la gente mangia, consuma, crescono i consumi culturali, cresce l'orgoglio nazionale, eccetera. Quindi c'è una parte del mondo che vive sotto il segno della speranza. Tra l'altro è un mondo molto giovane. È chiaro che stanno peggio di noi, parliamoci chiaro. Però, diciamo, le emozioni dipendono da tendenze. Se uno va a Mumbai, una città impressionante, della quale il sindaco mi ha detto alla domanda quanti sono gli abitanti, risposta non lo so, perché ogni giorno vengono in città 200.000-400.000 persone, e una parte resta, si accampano nei giardini, quindi la popolazione cresce
ma la popolazione è giovanissima. La prima cosa che mi colpisce è che sono una persona strana, è difficile vedere una persona anziana. Sono un mondo di persone giovanissime, proiettate verso il futuro. È chiaro che stanno male, alcuni stanno malissimo, però loro sanno che i loro genitori stavano peggio e hanno la ragionevole speranza domani di stare ancora meglio. Quindi sono società che muovono verso il futuro con speranza. Poi c'è un mondo del lavoro, che sono quelli che si sentono esclusi dalla globalizzazione. In parte, quando Moisè scrisse questo libro qualche anno fa, lui guardava un certo mondo islamico, poi anche il mondo del rancore si è svegliato, visto la primavera araba, diciamo. E poi lui dice c'è un mondo della paura, e l'epicentro del mondo della paura è l'Europa, e cioè quella parte del mondo dove si ha la percezione che la società è invecchia e che le generazioni più giovani staranno non meglio, ma tendenzialmente peggio di quelle che ci sono venute prima, godranno di meno sicurezze, di meno diritti. Ora, la globalizzazione, questo processo di cambiamento del mondo, ha determinato un profondo mutamento in Europa. Innanzitutto, se voi mi scusate, diciamo, per un analista politico quale io sono fondamentalmente, innanzitutto direi un cambiamento di umore, cioè un cambiamento di emozione, di sentimenti, di modo di guardare al futuro. È stato scritto un bel libro da due psicanalisti, L'epoca delle passioni tristi, un libro di giovani europei. Ecco, la passione triste è la passione di chi dice è bello, a un certo punto questo libro si dice, una volta i genitori dicevano ai figli studia che così potrai avere maggiori possibilità di successo, e adesso invece dicono studia altrimenti sarai emarginato, ma non avrai nessuna speranza. Cioè non è più, diciamo, la proiezione verso il successo, ma il timore dell'esclusione che prevale. Io dico, di fronte a questo grande cambiamento, evidentemente contiene in sé questi rischi, contiene in sé anche delle grandi opportunità. Perché è certamente vero che i cinesi, per esempio, diciamo, hanno una forza competitiva enorme che ci pone grandi problemi su tutti i mercati. Però è anche vero che man mano che cresce in Cina una classe media di consumatori di livello europeo, che adesso già si calcola intorno ai 120 milioni di persone, quindi sono delle grandezze grandi, la Cina diventa anche un mercato. Nel centro di Pechino domina il lusso italiano. La Cina è il paese al mondo dove negli ultimi 3 anni sono vendute più Ferrari, più che negli Stati Uniti. Quindi è vero che questo mondo, che non bisogna definire emergente, che quando si parla della Cina o dell'India si richiama emergenti su effetti. Dovete calcolare che alla metà del Settecento il PIL della Cina e dell'India insieme faceva il 70% della ricchezza mondiale. Cioè, sono delle grandi potenze. Non bisogna confondere la Cina con l'Africa. La Cina è un impero che ha 4.000 anni di storia statale ininterrotta alle spalle. Noi dall'alto dei nostri 150 anni di vita nazionale dobbiamo essere potenti, diciamo. Un grande impero che è stato per alcune migliaia di anni la più grande potenza economica del mondo.
per il modo come i cinesi considerano il tempo, non una breve fase, è una strada torna ad esercitare il ruolo che storicamente ha esercitato. Breve periodo. Si racconta che Juvenlai, mi ha chiesto di un parere sulla rivoluzione francese, disse: ma forse ancora presto per dare un giudizio. Quindi noi siamo alle prese con il ritorno sulla scena mondiale di grandi tendenze, le quali hanno anche, come dire, l'orgoglio di essere grandi. Però queste potenze non ci sono necessariamente ostili. E questa diversa ripartizione della ricchezza, che è un fatto naturale, perché è naturale che un paese che ha 1.300 milioni di abitanti produca più ricchezza di un paese che ha 50 milioni di abitanti. Era prima che era nuova la situazione, vediamoci. Ora ci si avvia verso una ripartizione della ricchezza più ragionevole, diciamo, ma questo può avvenire in termini di crescita complessiva della ricchezza e anche di opportunità. Cos'è mancante? Cioè, qual è stata la debolezza dell'Europa in questi 20 anni? Questi 20 anni in cui il mondo, diciamo così, ha conosciuto e sta conoscendo questa grande trasformazione. Io credo che l'Europa abbia perduto una grande opportunità. Vedete, io ho citato spesso una frase bellissima di Antonio Gramsci che dimostra come, diciamo, il genio veda le cose prima delle persone normali. Gramsci scriveva all'inizio degli anni 30, parlando della crisi del 29, 1929, cioè parliamo di tanti anni fa, Gramsci scriveva in carcere: il più grande problema con il quale ci dovremo misurare sarà la contraddizione fra il carattere cosmopolitico dell'economia. Quindi la parola globalizzazione non c'è, il cosmopolitismo dell'economia e il carattere strettamente nazionale della politica. E in questo vi vedete il rischio di una crisi della politica, e cioè di un'incapacità della politica di misurarsi con la dimensione globale dell'economia. Lui, non a caso, diciamo, scelse la rivoluzione d'ottobre e il rapporto con i bolscevichi perché vedeva in quello una risposta politica mondiale, non nazionale. Il tentativo di portare la politica ad un livello mondiale. Questo fu il comunismo. Poi questo tentativo è fallito, si è lasciato dietro anche 20 anni, diciamo, ma non c'è dubbio che avesse questa nazione. Ora, l'Europa poteva rappresentare, proprio per la sua natura di grande organismo politico sovranazionale, un tentativo serio di dare una risposta politica alla globalizzazione. E invece nel momento in cui di più c'era bisogno della politica, l'Europa ha abbandonato la politica. Direi che ci sono due scelte simboliche, diciamo, che sono state compiute. Una è stata la decisione dell'allargamento dell'Unione Europea, senza che fosse preceduta da una riforma istituzionale. Chi ha reso il governare? Io ho partecipato ai Consigli Europei a 15 e poi a quelli dopo. E quelli dopo erano le assemblee studentesche. Perché, ma anche per la diversità dei linguaggi, delle storie, cioè, e in un sistema a 15 erano paesi che avevano una profonda affinità politica. E si poteva decidere. Quando, dopo l'allargamento, non avendo cambiato le regole, cioè non avendo introdotto per esempio il voto a maggioranza,
la seconda scelta simbolica è stata l'idea di fare una moneta con Roma. Normalmente, cioè, fare una moneta senza la politica. Sono gli stati che battono la moneta, sono gli imperi che battono la moneta, non sono le monete che creano gli stati o che creano gli imperi. Noi abbiamo proceduto da Brescia. Abbiamo fatto una moneta senza costruire la dimensione politica che doveva sorreggere l'unione monetaria. Al contrario, teorizzando che la politica doveva stare lontana e che si doveva affidare il governo di questa moneta degli organismi tecnici, ad un insieme di regole, di vincoli, di rigidità, la Banca Centrale Europea, la Commissione, che sostanzialmente è ridotta ad un organismo tecnico. Quella che è stata chiamata l'illusione del governo delle regole, direi in Europa ha trionfato una visione tecnocratica. E non a caso tutto questo è avvenuto sotto il peso dell'egemonia culturale di una destra neoliberista che ha teorizzato, che noi non possiamo capire perché queste scelte hanno prevalso. Hanno prevalso perché in questi anni noi abbiamo avuto in modo martellante una campagna contro la politica, contro lo Stato, contro tutto ciò che è pubblico, nel nome del primato dell'economia sulla politica. È stato scritto da un filosofo importante che ha: la politica non ha altri compiti che eseguire i compiti che l'economia esegue. L'idea che con la fine del comunismo fossero finite le ragioni non solo del comunismo, ma della politica, il trionfo dell'economia di mercato, lasciare fare al mercato, meno regole, meno vincoli, e la politica ha soltanto il compito di ridurre lo spazio pubblico, quindi contenere il bilancio dello Stato, tagliare la spesa sociale e lasciare le briglie sciolte all'economia privata, al mercato. Questa è stata l'ideologia che ha guidato anche nel nostro paese. Il nostro paese ha assunto forme violentissime contro i partiti, contro tutto ciò che è pubblico, nel nome di tutto ciò che è la società civile, come se esistesse, diciamo, poveri maestri, diciamo, una società civile indistinta e non fosse quantomeno divisa in classi, diciamo, scusate questa espressione così arcaica, come se esistesse una pubblica opinione, come se i giornali non fossero proprietà dei grandi gruppi industriali, finanziari, fossero dei cittadini, dei lettori, come si dice, scemenze senza il capo, il coda, che però sono diventate ideologia largamente. Il rifiuto della politica, l'esaltazione dei tecnici, come forma più alta, la funzione di governo è una funzione tecnica, non ci mettano il naso i politici, come se, diciamo, decidere, per esempio, che ci sono certi vincoli di bilancio fosse una decisione tecnica. Come se decidere, per esempio, che gli investimenti non si possono fare perché vanno calcolati ai fini del rapporto deficit-PIL fosse una decisione tecnica. Ma è chiaro che sono decisioni politiche, assunte sotto la forma neutrale della tecnica. E diciamo questo, davvero i nostri maestri l'avrebbero definito come il trionfo dell'ideologia, dell'ideologia come falsa coscienza. In realtà quindi l'Europa, che era nata da valori solidaristici propri della tradizione cristiana e socialista, perché queste sono state le forze fondatrici dell'Europa, a un certo
coincidenza con la svolta politica. A cui la sinistra non ha saputo rispondere, perché è divisa e perché è incapace di vedere la dimensione divisa tra una parte che, diciamo così, era visto nella globalizzazione un fenomeno fondamentalmente positivo, penso alla terza via di Blair, eccetera, e chi invece non ne ha compreso la portata e si è illuso, penso al socialismo francese, che si potesse difendere la vecchia sovranità nazionale, ormai spazzata via, ma non dall'Europa. Non è l'Europa che ci toglie la sovranità nazionale, sono i mercati finanziari. Perché quando le società di rating decidono il destino del paese, magari fosse l'Unione Europea, che almeno ci sono le elezioni europee, almeno c'è, come dire, quello che gli anglosassoni chiamano una certa accountability, ma non è così. In realtà lo spostamento di potere è avvenuto dalla politica verso un capitalismo finanziario internazionale senza regole, che è cresciuta con una grande potenza globale e ha fortemente condizionato la vicenda europea. E vedete, noi non capiremmo la crescita di movimenti di tipo populista in Europa di vario genere. Credo che non si possa fare di ogni erba un fascio. Ci sono populismi di destra, populismi di sinistra e populismi del tutto originali, come quelli, diciamo, che si sperimentano nel nostro paese con incerte fortune. Ma noi non capiremmo questi movimenti populisti se non anche come effetto della tecnocrazia europea. Il populismo è l'altra faccia della tecnocrazia. E questi due aspetti insieme rappresentano una crisi della democrazia in Europa. Cioè, la democrazia è stretta fra il dominio tecnocratico, diciamo, di ristretti gruppi che fondamentalmente rappresentano interessi di grandi gruppi finanziari, e dall'altra parte una rivolta populista, antipolitica, che dà voce ad una sofferenza, ad un sentimento di paura, ad un sentimento di protesta, senza tuttavia riuscire a tradurlo in un'azione politica in grado di incidere sulla realtà. Questa è la verità, questo è l'effetto del populismo. E questo tipo di populismo può nascere a destra, dove assume la forma del localismo, del nazionalismo, del razzismo, persino, pensiamo a quello che avviene in un paese come l'Ungheria, pensiamo da noi nel nostro piccolo, la vicenda della Lega Nord, eccetera, ma sono molti fenomeni di questo tipo. In Grecia, Alba Dorata, siamo di fronte ad un populismo addirittura di matrice neonazista. Sono molti fenomeni di questo tipo che crescono inquietantemente in Europa, ma assorbono anche spinte comuniste, anche europee, a sinistra. Una parte della sinistra europea si radicalizza in chiave anti-europea, e non vede, perché vede nell'Unione Europea la causa del male, quando in realtà l'Unione Europea sarebbe un possibile rimedio, diciamo, se naturalmente se ne facesse un buon uso. Quindi, questa è, se volete, in modo naturalmente abbastanza sommario, diciamo, ma questa è la natura della crisi che stiamo vivendo. Cioè un continente che sotto l'incalzare della sfida esterna che viene dalla globalizzazione non ha saputo reagire dandosi una strategia politica in grado di ricollocare l'Europa. Perché vedete, se l'unità europea nel dopoguerra è stata una scelta, oggi per molti aspetti l'unità europea è una necessità assoluta per sopravvivere.
che peso potrebbe avere l'Europa se non si unisce? Nel giro di pochi anni nessun paese europeo avrà una ricchezza tale da poter stare nel giro. Nel giro di pochi anni. Ancora forse nel 2060 la Germania è ultima, su 10. Perché arrivano gli altri. L'Europa unita è ancora una grande potenza. Certo, non quella del 40% della ricchezza mondiale, ma soprattutto l'Europa unita ha la forza dei suoi valori, della sua storia, della sua cultura, del patrimonio di civiltà. L'Europa divisa tra risorgenti di nazionalismi, perché noi ce l'abbiamo con i tedeschi, perché ci impongono l'austerità, i tedeschi ce l'hanno con noi perché pensano che noi sprechiamo i loro soldi. Non è vero, noi semmai sprechiamo i nostri soldi. E tuttavia, diciamo, un'Europa divisa, governata a Bruxelles da una tecnocrazia e nella quale risorgono diffidenze nazionalistiche, sarebbe un'Europa destinata a non contare in un mondo nel quale, diciamo, si ridimensiona persino il ruolo degli Stati Uniti e comunque le grandi decisioni passano nel rapporto, diciamo, la civiltà mondo che ha avuto il suo cuore nel Mediterraneo e che poi per due secoli è stata nell'Atlantico, oramai è nel Pacifico, è evidente, cioè, lì si giocano le grandi intorno all'Oceano Pacifico, diciamo, c'è oggi il gioco delle nuove grandi potenze. E noi possiamo pensare di entrare in questo gioco soltanto facendo un salto di qualità dell'unità politica dell'Europa. E allora, la risposta sta, diciamo, nell'affrontare i due nodi, diciamo. Una studiosa americana molto interessata all'Europa, diciamo, Vivian Schmidt, ha scritto un bellissimo saggio che il dramma dell'Europa è nella separazione tra quello che gli anglosassoni chiamano la politics, sarebbe la politica, la prima piccola, e le policies, cioè le politiche. Le politiche sono le diverse scelte concrete, diciamo, il delivering quotidiano. Le policies si fanno fondamentalmente a Bruxelles. È lì che si prendono le decisioni, in moltissimi casi. Mentre la politica con la P maiuscola è rimasta a livello nazionale. Soltanto che la politica, se è svuotata delle decisioni concrete che vengono prese da tutti, finisce per essere narrazione, populismo, propaganda. Ma molto di moda la narrazione. No, molto di moda. Devo dire, Bill Clinton, che è uno degli uomini politici più intelligenti di quale si è imbattuto, mi ha fatto proprio detto qualcosa l'anno scorso, che era una descrizione molto intelligente di quello che accade. Diciamo in italiano. Dice, le persone non amano la politica e quindi non amano i politici. E quindi cercano dei leader, lui li ha definiti così, able to tell stories, capaci di raccontare delle storie. Normalmente questi leader però sono unable to deliver, cioè non sono in grado di governare. Sono capaci di raccontare delle storie, ma non sono capaci di risolvere i problemi. E siccome poi questi leader capaci di raccontare delle storie sono quelli che vanno a occupare istituzionali e non risolvono i problemi, alla fine c'è un ulteriore discredito della politica.
quindi è come un circolo vizioso in cui il discredito della politica spinge verso la ricerca di uno che è in grado di farti sognare, perché ti racconta una storia, perché... e poi quello lì non è capace di governarti, e quindi ulteriormente la gente dice ma allora la politica non serve a niente. È un circolo vizioso che bisognerebbe cercare di spezzare. Io a volte penso che sarebbe molto bello sdoppiare proprio la figura, cioè avere il candidato che racconta delle storie, poi quando vedi viene un altro, magari è antipatico, ma che sa risolvere i problemi, diciamo. Purtroppo che questo non si può fare, sarebbe molto bello, ci fossero delle controfigure, diciamo. Uno potesse mandare in giro una persona suggestiva, affascinante, raccontare, portanata e prendere il punto. E poi dopo arriva uno capace di fare le cose e governa, diciamo. Purtroppo non potendo sdoppiare i ruoli, diciamo, corriamo un serio rischio di decadimento della vita politica. Io credo che per uscire da questa contraddizione, la prima grande cosa da fare è portare la politica in equilibrio. Cioè, occorre, a partire dalle prossime elezioni europee, il problema non è Europa sì, Europa no, il problema è che cosa deve fare l'Europa. E in Europa c'è la destra e la sinistra, ci sono quelli che vogliono l'austerità e quelli che dicono che bisogna farla finita con l'austerità, cioè con la politica di sviluppo. E il confronto intorno all'Europa deve diventare una battaglia politica, con la P maiuscola. E chi vince le elezioni europee, questo comporta che ci siano partiti europei o coalizioni che abbiano candidati per la guida del governo, noi lo faremo. Il centrosinistra si darà un proprio candidato e lo indicherà ai cittadini di tutta l'Europa, non lasciando più al gioco dei governi la scelta del presidente della Commissione. Un candidato, un signore che dice se vincerà il Partito Socialista, quale noi saremmo alleati, diciamo, insieme, io faccio parte, ma chi dice, voi siete alleati, io sono membro della presidenza del Partito Socialista Europeo, ma un disingus, diciamo, il Partito Democratico è il nostro alleato. Se vincerà il centro-sinistra farà un'altra politica rispetto a Barroso, poi quelli che ci sono adesso. E questa, vorrei essere preciso, perché per dire delle cose precise su che cosa noi vogliamo fare. Primo, noi vogliamo creare un meccanismo efficace di solidarietà per affrontare la questione del debito. Un meccanismo efficace di solidarietà significa creare un fondo europeo che si chiama Debt Redemption Fund, fondo europeo per la riduzione dell'abbattimento del debito. Non perché ciascun paese dovrà pagare i suoi debiti, ma se c'è una garanzia europea, caleranno i tassi di interesse e quindi si ridurrà il peso della rendita finanziaria. Noi vogliamo un meccanismo efficace e solidale per affrontare la questione del debito. Secondo, vogliamo una strategia europea di investimenti. Vogliamo che l'Europa abbia un piano proprio di investimenti nelle infrastrutture strategiche, nella ricerca scientifica, nell'economia verde cosiddetta, nelle energie alternative, finanziato attraverso Eurobonds, secondo un'antica proposta di Europa, bloccata. Terzo, vogliamo quella che viene chiamata la Golden Rule, e cioè che gli investimenti fatti dai singoli paesi
perché gli investimenti non sono spesa pubblica e bisogna distinguere tra investimenti e spesa pubblica, ridurre la spesa pubblica corrente. Noi non siamo la forza dello spreco del denaro pubblico. Io dico sempre che quando io ero Presidente del Consiglio la spesa pubblica in Italia era del 46% del PIL. Quando ci è arrivato Berlusconi è diventato il 53%. Questo per essere chiaro, diciamo. Noi non abbiamo sprecato il denaro pubblico. Quindi contenimento della spesa corrente sì, ma una strategia di investimenti pubblici è assolutamente necessaria. Perché l'idea che si rilancia l'economia europea riducendo i salari, riducendo i diritti dei lavoratori, è un'idea sbagliata. Oltretutto non ha funzionato. Quindi è venuto il momento, come dire, di mettere in campo due visioni alternative. Il vero problema non è se ci vuole più o meno l'Europa. È chiaro che non c'è futuro fuori dall'integrazione europea. Il vero problema è che politica fa l'Europa. E questa politica deve essere, come dire, discussa come tale. In fondo, se il cittadino americano, io faccio questo confronto, che l'America, gli Stati Uniti d'America hanno una dimensione grosso modo con l'Unione Europea, ma se il cittadino americano vuole che i ricchi paghino più tasse perché vuole l'assistenza sanitaria per i poveri, va alle elezioni e vota per i democratici, perché ci possono uscire, non uscire, dipende, se hanno una maggioranza anche al Senato, alla Camera, però insomma. Il cittadino americano sa, in Europa non è così, perché per chiunque tu voti nel tuo paese, poi tanto c'è la Commissione Europea che ti pone i limiti, puoi sforare qua, puoi fare là, puoi fare giù, e quindi il cittadino europeo è un potente, perché è prigioniero di un dominio tecnocratico rispetto al quale non ha gli strumenti. Questo meccanismo va spezzato, altrimenti l'Europa perderà il consenso e la fiducia dei cittadini europei. E alle elezioni europee andranno a votare soltanto quelli che sono contro l'Europa. Questo meccanismo va spezzato e bisogna mettere in campo una piattaforma alternativa alle politiche che si prendono. Ora vedete, evidente che si è aperto un dialettica tra le posizioni francesi e le posizioni tedesche, ma non è una dialettica tra la Francia e la Germania, è una dialettica tra socialisti e conservatori, se la vogliamo leggere nei suoi termini reali, perché quando c'era Sarkozy non c'era nessuna dialettica, la raccolta è una dialettica tra posizioni progressiste, tra chi pensa che ci vuole l'austerità basta e chi pensa che ci vogliono gli investimenti, le politiche sociali. E io ritengo che la chiave per ridare forza all'Europa sta proprio qui, e cioè riportare nel cuore del processo europeo il confronto politico tra grandi opzioni, la politica e libertà di scelta. È capacità anche di superare i vincoli, ma non come fa Berlusconi, fa un comizio che bisogna sforare il 3%, cioè cercare di fare dimenticare le disgrazie, ben altre disgrazie per le quali in questi giorni diciamo si dibatte, non so le conseguenze, ma dicono che è proprio costituzionale che spingono il percorso di media se non ti prevedono problemi seri di altro del 3%. Quindi no, mi pare che no, nel senso appunto di, oltretutto il paradosso di Berlusconi è che lui le spara grosse, ma chi impedisce di muovere nella direzione dell'Europa del lavoro e della crescita è quello stesso.
partito, quello di cui lui fa parte, è il principale ostacolo alla svolta politica di cui loro ancora ne sono. E quindi un programma coraggiosamente innovativo. Io mi sono limitato, mi limito qui, ovviamente, perché voglio finire adesso, così c'è un po' di tempo per parlare, domani. Mi sono limitato, a dire, al programma economico. Sono anche aspetti molto importanti di carattere sociale, fiscale. Non reggerà la moneta unica senza una certa armonizzazione delle politiche fiscali, perlomeno in materia di trattamento di reddito e capitale. Non reggerà la moneta unica senza una certa armonizzazione dei diritti sociali. Il dumping sociale è insostenibile in un'area di moneta unica. Quindi occorre, come dire, un governo politico delle conseguenze che la moneta unica porta con sé. La moneta unica è una grande forza, ma non può essere gestita da dei banchieri, deve essere gestita da dei governi, come è avvenuto sempre nella storia dell'umanità, secondo scelte politiche. Santo cielo, se il governo giapponese decide di svalutare lo yen per essere più ordine della banca centrale di stampare moneta, noi non possiamo, noi riceviamo l'ordine della banca centrale e ci mandano delle lettere dove ci dice quello che dobbiamo fare. Ma questa è un'assurdità, questa è un'assurdità, è un'assurdità che nasce dal fatto che da un certo momento in poi l'Europa, diciamo, sotto un'impronta neoliberista, antipolitica, tecnocratica, che ha distorto profondamente i meccanismi europei. E questo va detto con molta forza. Quindi il problema non è per l'Europa o contro l'Europa, ma quale Europa vogliamo? E l'unico modo di salvarla è di rimetterla al centro. Di occupazione, di una politica intelligente dell'immigrazione. Il razzismo della destra, da questo punto di vista, è micidiale. Vi rendete conto che nel giro di pochi anni in Europa il rapporto tra popolazione attiva e popolazione in età di crescenza sarà un rapporto che vedrà un prevalere della popolazione più anziana. E se noi vogliamo mantenere una relazione di uno ad uno, che è il minimo per tenere in piedi un sistema di protezione sociale, abbiamo bisogno di 30 milioni di immigrati, date le tendenze demografiche. Che cosa vogliamo fare del nostro continente? Una grande casa di riposo? Una scelta possibile. Soltanto che chi pagherà le spese del riposo se non avremo una nuova generazione? Quindi è evidente che occorre anche da questo punto di vista una politica intelligente, in grado di attrarre forze, come l'America, perché è diventata una grande potenza? Perché ha attratto, ha combattuto il razzismo e ha attratto i giovani capaci, intelligenti. Erano 18 persone, ma rappresentavano tanti soldi.
quando sono arrivato il discorso di benvenuto agli ospiti, loro e i relatori erano una francese, non so che grande anche francese, si è arrivato e dico perché volevo parlare della Francia e dell'Italia. Il saluto l'ho fatto uno mi sembrava un ragazzo a 40 anni, ne aveva 41 cinese. Allora il mio responsabile delle relazioni esterne di Deutsche Bank gli dico ma insomma quindi ospiti stranieri, dice no no, quello è il capo del corporate di Deutsche Bank. L'abbiamo preso in Cina, perché era più bravo. Ci ha dato carto l'amministratore delegato del gruppo, è indiano. Sta studiando il tedesco. Per ora le riunioni si fanno in inglese. Voglio dire che l'unico paese europeo che regge la competizione è un paese nel quale lavorano, credo, 9 milioni tra turchi e curdi e che sta attirando grandi talenti da ogni parte del mondo. Noi affidiamoci a Borghezio alla Lega e vedremo che fine farà. Detto questo, diciamo, quindi è possibile, un'altra Europa è possibile, un'Europa che si ridà una strategia di crescita, un'Europa che guardi con meno paura al mondo che cambia, tanto il mondo cambia lo stesso, non è che lo fermerete, e cerca di vedere le opportunità in questo mondo che cambia, e l'Italia deve contribuire a questa svolta. E infine un'Europa politicamente più unita. È chiaro che tutto questo discorso sta in piedi se noi abbiamo un'Europa che non sia soltanto l'Europa dei governi, ma un'Europa in cui conti di più il Parlamento. Un'Europa nella quale la Commissione europea diventi un vero governo politico dell'Europa. E quindi diciamo con una democrazia europea che vada molto al di là del negoziato permanente tra i governi, in cui alla fine prevalgono i governi dei paesi più forti. Parliamoci chiaro, il Consiglio europeo è il luogo dove la Francia, la Germania, quando si mettono d'accordo, e quello lì è il luogo della decisione. Ma se il cittadino greco deve fare dei sacrifici, li fa comunque malvolentieri, ma può darsi che li accetti se li decide un Parlamento europeo che anche lui può eleggere, ma se li decide un governo straniero, secondo me li viene molto molto male. Questa è la verità. E questa sensazione che in Europa c'è un direttorio dei governi più forti e non una vera democrazia partecipata da parte di tutti i cittadini europei, secondo me è una delle ragioni di fondo della crisi di fiducia verso l'Unione Europea. Quindi io credo che un cambiamento è possibile. In modo un po' semplificato, diciamo, la direzione del cambiamento, cercando di indicarla, e penso che l'Italia è un paese che può dare un grande contributo in questa direzione. Penso che da questo punto di vista, devo dire una sola cosa, diciamo, della politica. Il governo, molto particolare, diciamo, a cui abbiamo dato vita, in una condizione molto particolare, che a tutti noti, quindi è inutile riassumerla, diciamo, incontra molti problemi, ma se c'è un aspetto certamente positivo, è il modo in cui Enrico Letta si è collocato sulla scena europea. Perché? Anche più di molti, perché non soltanto si è presentato in modo credibile, in modo convintamente europeista, ma anche con una posizione politica molto forte, nel senso di innovazione, lavoro, crescita, e si è collocato, come dire, nello schieramento progressista, senza remore, con una scelta molto netta, molto chiara e molto coraggiosa. Che è il mio
lo devo dire, mi ha fatto molto piacere, è molto tempo che non vedevo un presidente del Consiglio italiano partecipare a un vertice dei leader socialisti. All'Ipsia, l'abbiamo visto arrivare, io ne faccio parte come presidente della Fondazione dei Socialisti Europei, un altro partito che sono anzi, ma all'Ipsia l'ho vista arrivare a Nicoletta sedersi dei leader socialisti dicendo: io non sono un leader socialista ma sono d'accordo con voi su tutto, quindi è bene che lavoriamo insieme. E devo dire, questo mi ha fatto molto piacere. Grazie. C'è un pugno di terroristi,
No, una guerra civile che dura 40 anni e che fra l'altro ha anche componenti etniche al suo interno, che come è noto, diciamo, sul movimento dei talebani fortemente rappresentativo di quella componente pashtun che è la maggioranza, non che siano tutti talebani, però loro sono fortemente insediati dentro. Quando un paese vive un conflitto di questo genere, bisogna isolare i terroristi, che ci sono certamente anche, Al-Qaeda, contro quelli che combattono, che sono disponibili a discutere, a negoziare, a cercare pace. Quando non si possono vincere le guerre, si fa la pace. È una regola di saggezza, diciamo, con molto ritardo. Se si fosse proceduto forse prima in questa direzione, penso che avremmo potuto parte in Italia. Io sono del tutto d'accordo con diciamo, le critiche che noi rivolgiamo alle politiche europee, non significano che non dobbiamo affrontare i problemi nostri. Ma noi abbiamo governato il paese portando il debito pubblico dal 121 al 103% del PIL. Poi gli italiani hanno scelto altro, hanno scelto dei leader capaci di raccontare storie, diciamo. E con tutte le storie, quindi siamo finiti sul loro errore. È evidente che chiunque governa in Italia deve governare in modo tale da contenere la spesa pubblica corrente e realizzare le riforme che sono necessarie. Questo innanzitutto, secondo me, la riforma delle riforme, che è quella del funzionamento della pubblica amministrazione, in tutti i suoi aspetti, compreso il funzionamento della giustizia. Certamente affrontare questi nodi ci fa coraggio. Siamo un paese nel quale, diciamo, esiste un forte e trasversale spirito conservatore. Avendo cercato di fare le riforme con la commissione bicamerale, ancora vengo incolpato. Non del fatto che qualcuno le ha fatte fallire, provocando un grave danno al paese, ma del fatto di avere provato a farlo. Questo è considerato imperdonabile. E fu veramente istruttiva quell'esperienza, perché quando noi facevamo le audizioni, venivano i rappresentanti, gli avvocati, i magistrati, la Corte dei Conti, tutti i vari poteri, le corporazioni del paese, e tutti dicevano: ah, finalmente bisogna fare le riforme. Dicevano: a noi no, quella questa cosa nostra funziona benissimo. Tutti volevano riformare gli altri e nessuno voleva che si mettesse mano al giocattolino suo, diciamo, perché diciamo, noi siamo un paese in cui alla miseria pubblica, cioè l'indebolimento dello Stato, corrisponde anche una massa di privilegi privati che fa paura. Tanti privilegi che si sono venuti accumulando, perché quando uno lo mette in discussione, in tanti campi, anche in campi insospettabili, si sono accumulati privilegi. Non voglio entrare in particolari, perché sennò dopo ne trasciniamo un po', si spaventa giustamente la dottoressa del Giallo che fa i collaggi di agenzie. Potremmo fare degli esempi, diciamo, di quelli che si va sui giornali se non ne fa. Evidente che noi abbiamo bisogno di una coraggiosa opera di riforma e trasformazione del nostro paese. E di quanto purtroppo una parte degli italiani hanno pensato che noi non fossimo abbastanza innovatori, hanno votato per una vera rivoluzione e il risultato è stato che alla fine noi non abbiamo avuto la
abbiamo dovuto. Il risultato, chi pensa di essere più rivoluzionario,